Allora, presentiamo il libro di Anna Pizzinghilli, che è accanto a me, ha un titolo Storie d'amore meglio se in disordine, che suscita subito la curiosità di sapere che cosa c'è scritto, di che cosa parla, ed iniziare proprio a leggere per capire sotto quale punto di vista l'autore ha trattato questo argomento, che ovviamente è stato un fil rouge di scrittori, poeti, drammaturghi e quant'altro. E si tratta appunto di una raccolta di racconti che è caratterizzato da una profonda analisi dell'animo umano con tutti i suoi pregi, con i suoi difetti e appunto dell'amore. Anche con una certa vena di ironia, che non guasta, e un finale inaspettato. In ogni racconto, cioè poi ne leggerò alcuni, c'è appunto questo finale che è suscita prima la curiosità e poi lascia attoniti, meravigliati in certi casi. E qualche volta addirittura è proprio spiazzante. Allora, i personaggi, ovviamente sia quelli maschili che quelli femminili, sono molto ben tratteggiati, con le loro caratteristiche, pregi e difetti, come ovviamente tutti gli esseri umani. E la cosa che colpisce, che è poi la cosa bella della lettura, è che quando tu vai avanti ti sembra quasi di conoscerli, cioè ti sembra quasi che il personaggio è un tuo amico, ma insomma di creare un'empatia con la persona della quale stai leggendo le vicende e ti porti di patire e gioire insieme a loro. Fino allo scorso anno non ho mai pensato di pubblicare, cioè non mi interessava, non mi interessava perché cioè, scrivono tutti, quindi uno in più credo che non serva a niente. Oltretutto non è facile pensare qualche cosa di nuovo che possa segnare la strada per altri, quindi ho pensato che forse valeva la pena scrivere solo per me stesso. Poi ho cominciato a scrivere qualcosa per mio nipote, io ho un nipotino piccolo, quindi per lui scrivo le favole. Queste qui tutto sommato potrebbero essere anche delle favole, un po' particolari, ma potrebbero essere anche quelle. Favole per adulti. Favole per tutti, ovviamente. Cioè io ho scritto sempre, ma non ho pubblicato mai. Lo scorso anno ho fatto questa pazzia. Sostengo che è per demenza senile, probabilmente, quindi mi è venuto in mente di farlo, l'ho provato, ma più che altro non mi interessava la pubblicazione, mi interessava capire che tipo di valutazione veniva fatto da un terzo. Quindi per essere eletto dovevo un po' essere dissacrante, qualcosa poteva incuriosire. Le storie mi sono venute osservando le persone. Cioè qualsiasi persona, per esempio il primo racconto, quello dei vicini di Ombrellone, sono personaggi che ho incontrato al mare, ma erano tutt'altra figura, erano madre e figlia. Io l'ho trasformata in due amanti. Cioè, vedo le persone comuni che mi colpiscono o per le loro caratteristiche fisiche o per il loro comportamento e poi dopo ci costruisco delle storie sicuramente diverse, forse anche migliori di quella che è la loro vita. Cioè. Erano anni che Mauro e Cristina non mettevano piede in un locale da ballo e all'inizio si mossero impacciati, ritrovandosi però uno nelle braccia dell'altro. Ebbero la sensazione di essere tornati al passato, quando nei fine settimana non perdevano una serata con gli amici. Gli amici adesso non c'erano, ma quell'intimità aveva ridestato antiche passioni. Tornarono in hotel poco dopo le 2. Camminavano una aggrappata all'altro, sbalzando vistosamente, ridendo e schiamazzando come due giovani impertinenti. Silenzio! Ammoniva ogni tanto Mauro, con l'indice della mano alla bocca, che la gente dorme! Per poi lasciarsi andare ad una risata sommessa e rovinare. Che restait-il de nos amours? Entrarono in camera abbracciati, baciandosi come due amanti. Sbalzando a destra e sinistra senza lasciarsi, si tolsero quello che potevano, finendo contro la parete come fosse il loro primo incontro. Si poggiarono sfiniti al muro, ansimavano e per un po' restarono a guardarsi sorridendo.
dimensione, lontani da sguardi indiscreti.